il treno bianco del Tartufo Pregiato che ha fatto tappa a San Pietro Avellana ha portato anche un'altra interessante novità, un vero e proprio set cinematografico. Infatti sul treno e qui a San Pietro Avellana sono state girate alcune scene di un film, Il Viaggio, un viaggio interiore ma anche un viaggio per conoscere le particolarità dell'Abruzzo ma soprattutto del Molise. Anche la produzione di questo film è molisana, la società è la Incas, il produttore è Francesco Vitale, molisano doc. Sì, Incas Produzioni Campobasso, oltre a me Roberto Faccenda e William Mussini sono parte della società di produzione. E la prima volta ci stiamo impegnando in un lungometraggio per portare in alto il nome del Molise e per far vedere un po' le bellezze di questa terra. Dove si vuole arrivare con questo film? Beh, si vuole arrivare, speriamo sicuramente lontano, l'obiettivo è appunto di far conoscere il nostro territorio e il nostro prodotto cinematografico in Italia e possibilmente anche fuori dall'Italia. E l'obiettivo sarà raggiunto anche unendo le professionalità locali e professionalità che vengono da fuori, molti anche da Roma, sia attori sia del cast tecnico, proprio con l'idea di far crescere non soltanto il territorio ma anche le professionalità che lavorano nel cinema. Sappiamo bene come funziona il mondo cinematografico, in effetti facciamo un altro mestiere, ma come si arriva poi nelle sale cinematografiche? Ci sono già dei contatti o cosa? Sì, ci sono già dei contatti per la distribuzione e comunque opereremo parallelamente sia insomma stiamo parlando di un prodotto indipendente, quindi sia nelle piccole sale sia attraverso i circuiti diciamo ufficiali. Siete già a buon punto con le riprese e il bilancio di questo inizio di esperienza? Con oggi finisce la terza settimana di riprese e tutto il girato è molto buono, grazie anche all'ottimo lavoro sia del regista Alfredo Arcero, sia del direttore della fotografia Francesco Ciccone e di tutto il cast artistico e tecnico. Sembra che le cose stiano andando davvero bene, insomma incrociamo le dita. Daniela Terreri, dal piccolo schermo in queste settimane si torna in Molise, nel suo Molise, ci torna spesso e volentieri, ma stavolta anche per lavoro, un film che sembrava un sogno così, invece ora sta diventando realtà. Beh, un film nato da un cortometraggio su questo treno storico e noi adesso facciamo il film, quindi una cosa che siamo riusciti a fare, sono felicissima. Naturalmente quindi attraversiamo delle zone meravigliose della nostra regione, che io amo moltissimo, e che vuoi di più? Questo è. Come sta andando il film? Sta andando bene, ci divertiamo e c'è un'atmosfera molto piacevole, insomma, tra la troupe, per tutti quanti noi, e belle riprese, il tempo anche, insomma, ci ha accompagnato, tranne qualche giorno di pioggia che abbiamo avuto, ed è, penso proprio, sta venendo una bella cosa. E per il futuro, al di là delle fiction sul piccolo schermo, al di là di questo film, cos'altro c'è in cantiere per Daniela Terreri? Ma io sto girando Rimbocchiamoci le maniche per la regia di Stefano Reali con Sabrina Ferilli, in contemporanea con questo è stato un po' incastrare le date un po' faticoso, però ci tenevo tantissimo a farlo e infatti insomma sono contenta di essere riuscita a combinare il tutto. E poi io riprenderò quando non giro la mia attività nel conservatorio di Campobasso, dove insegno questa materia interpretazione scenica ai cantanti e quindi in Molise io ci torno spesso e volentieri. Alfredo Arcero, il regista del film il viaggio sulla Transiberiana d'Italia, e anche San Pietro si presta per un set al naturale, non c'è fiction.
Assolutamente sì, abbiamo girato riprese dal vero dell'arrivo al paese, della banda e di tutto quello che c'è intorno alle tradizioni di questo paese accogliente del Molise, come tutte le zone che abbiamo attraversato con questo nostro film, che si propone di raccontare la tradizione e le bellezze naturali, soprattutto in questo periodo autunnale che ci sta regalando dei colori meravigliosi, e insomma col nostro film, fatto anche di attori molisani, tecnici molisani, vogliamo raccontare un pezzo di questa regione che magari pochi conoscono, e speriamo di contribuire al nostro meglio. Qual è il senso di questo viaggio, per l'appunto? Ma è un viaggio di cinque personaggi che non si conoscono, quindi è un viaggio anche interiore, e loro attraverso questo viaggio, quindi attraverso il treno, riescono un po' a rivedere le loro esistenze e a cambiarle in qualche modo con una speranza nuova, e quindi vuole essere un viaggio per tutti, anche per il paese intero, pensando a una speranza dopo anni di crisi e portando un po' la crisi alle spalle. E questo è il nostro viaggio. Intanto vediamo che c'è grande affiatamento con tutto il cast, con tutti gli operatori. Vi divertite, giocate, però poi alla fine producete un film che ha ottime prospettive. Ecco, quando pensate di andare nelle sale cinematografiche? Ma noi adesso abbiamo un'altra settimana di riprese, poi avremo un po' di tempo per l'edizione. Io spero, diciamo, che con la primavera prossima di riuscire a farlo uscire nelle sale, ma soprattutto a proporlo in festival anche all'estero, perché questa è un'Italia che è ben vista all'estero, l'Italia delle tradizioni, del cibo, della campagna, e quindi insomma vorremmo in qualche modo partire dai festival per poi avere una distribuzione anche nazionale. Maurizio Santilli non è semplicemente l'attore protagonista, uno degli attori protagonisti di questo film, è l'ideatore. Questo viaggio era un sogno che aveva nella sua mente e nel suo cuore, ora si sta materializzando. Praticamente hai detto tutto tu, perché proprio la realtà, quando io ho percorso questa tratta il 4 marzo 2012, ho avuto questa, chiamiamola illuminazione, insomma, di vedere già questo percorso di questo film, che prima fu un cortometraggio, adesso un lungometraggio. Onestamente non mi sembra vero, e stiamo qui con la troupe per girare in questo giorno, approfittando di questo treno turistico. Niente, stiamo facendo un buonissimo lavoro, speriamo di continuare in quest'ultima settimana. È una grande occasione per noi, per il Molise, e affinché questo film possa uscire nelle sale, magari all'estero, nei festival, insomma abbiamo delle idee molto chiare, però onestamente la realizzazione dello stesso è un grande miracolo. Ma un Molise che è autentico, genuino anche nella realizzazione dei film, niente fiction, il set è più che naturale, anche le scene qui girate a San Pietro Avellana, tutto vero. Assolutamente sì, hai detto bene, perché proprio la natura per certi versi è la protagonista insieme con il treno, nel senso che il Molise deve vendere quello che ha da sempre, cioè la natura, i nostri percorsi, ovviamente poi nel film anche la spiritualità, l'amicizia, l'amore, comunque i valori assoluti che questa regione per certi versi molto antica è riuscita a conservare e a custodire. Il nostro compito a livello mediatico, cinematografico, è quello di mettere in arte, quindi da un punto di vista della filmografia e del film in generale, questi valori, quindi renderli tangibili attraverso una storia di questi cinque protagonisti che prendono questo treno e che poi scopriremo mano a mano come andrà a finire. E con questo da San Pietro Avellana è davvero tutto, termina lo speciale che abbiamo voluto dedicare alla mostra mercato del Tartufo Bianco Pregiato, giunta alla 21esima edizione. Vi salutiamo ricordandovi come sempre che questa puntata potete rivederla oltre che su Telemolise canale 11, su Telemolise 2 canale 12 o sul nostro canale tematico Molise Mio canale 212. A Roma e nel resto del Lazio potete seguirci sul canale 749, mentre in Abruzzo il canale è il 96. Tutte le puntate sono anche disponibili su internet. Vi ricordiamo l'indirizzo www.telemolise.com.